La Grecia indice nuove elezioni dopo che non è riuscita a formare una coalizione di governo. L'economia italiana si contrae per il terzo trimestre consecutivo nei 3 mesi finiti a marzo, mentre la crescita della Germania aiuta la zona euro ad evitare la seconda recessione in 3 anni. Di questo parlo con Vanni Lucchelli, consulente indipendente e socio di Compagnia Fiduciaria Lombarda in collegamento internet da Milano. Ciao Vanni, bentornato a Braganza. Ciao Luciano, grazie di avermi invitato. La Grecia torna alle urne dopo che non è riuscita a formare una coalizione di governo in seguito alle elezioni del 6 maggio, lo annuncia Evangelos Venizelos, ex ministro delle Finanze e capo del Partito Socialista PASOK. Il paese va ancora alle elezioni tra qualche giorno in avverse condizioni, dice Venizelos. I greci ci hanno detto che non volevano elezioni ma una coalizione di governo e che volevano la Grecia nell'euro. Nuove elezioni invece moltiplicano i timori che il paese possa uscire dall'euro, minacciano di estendere la paralisi politica che ha lasciato la Grecia senza un governo dal 6 maggio. La notizia è arrivata oggi pomeriggio, ma francamente poteva essere considerata largamente attesa. Credo che fin dal giorno delle elezioni fosse chiaro che il risultato più probabile sarebbe stato quello a cui siamo arrivati oggi. Quindi mi sembra, la reazione dei mercati mi sembra tutto sommato eccessiva, una cosa del genere. Certamente è qualcosa che introduce incertezza e l'incertezza è quello che gli investitori in questo momento vorrebbero ridurre al massimo. A proposito di che cosa aspettarsi, direi che bisogna considerare due cose. Primo, che abbiamo avuto lo scorso voto in Grecia, è stato palesemente un voto di protesta. Secondo, che un referendum condotto da un autorevole quotidiano greco ha avuto come risultato che l'80%, ed è stato anche menzionato da Venizelos e dal presidente greco, che l'80% dei greci desidera restare nell'euro. Quindi mi sembra che la prossima tornata elettorale sia da considerarsi alla stessa stregua del referendum che Papandreou voleva indire a settembre-ottobre. Quindi, da questa tornata elettorale avremo un'idea di quale sarà la posizione della Grecia in merito alla sua permanenza nell'euro. La paralisi politica della Grecia significa anche che le nuove elezioni dovranno tenersi all'inizio di giugno. I sondaggi danno per vincente il partito anti-salvataggio della Syriza, dell'estrema sinistra, mentre alcune stime dicono che la Grecia potrebbe finire i soldi, quindi essere nella condizione di non poter pagare stipendi e servizi, all'inizio di luglio invece. Certamente i tempi sono molto stretti, proprio dettati dal fatto che ovviamente in questo momento gli aiuti e i finanziamenti provenienti dagli altri paesi dell'area euro sono bloccati, quindi i tempi sono abbastanza stretti. Credo che vada considerato il fatto che tu menzionavi i sondaggi sul partito della sinistra radicale anti-euro. È vero che potrebbe avere un risultato ancora più eclatante di quello che ha già ottenuto, però il problema è se gli altri partiti pro-euro ottengono o meno la maggioranza, perché chi vince poi alla fine della fiera, se non ottiene la maggioranza, difficilmente può essere rilevante. Senz'altro sarà un voto da seguire con interesse e col fiato sospeso. Il mercato azionario reagisce con un deciso calo alla notizia. Il calo è particolarmente marcato in Italia e in Spagna, dove gli indici perdono rispettivamente il 2,60% e il 2,29%, mentre gli altri sono su una perdita intorno o leggermente superiore al mezzo punto percentuale. La stessa reazione degli investitori è visibile anche sul mercato obbligazionario. Il rendimento del BTP decennale sale al 5,87%. Il differenziale di rendimento con l'obbligazione decennale tedesca, il cosiddetto spread, si allarga fino a 440 punti base, il 4,40%. Credo che la priorità vada al movimento sul rendimento obbligazionario dei titoli di Stato.
perché sostanzialmente è questo che determina anche la performance delle borse in questo momento. Il driver è proprio il rendimento dei titoli di Stato, anche perché sul listino italiano la componente principale è composta dalle banche, quindi le banche ovviamente hanno un deterioramento in termini di capital requirements, ossia i loro asset in titoli di Stato italiani si deteriorano e quindi ovviamente questo trascina al ribasso la borsa. Oltre a questo, poi il fatto di voler correre al riparo e di limitare il rischio ai paesi che sono più esposti alle conseguenze di un'eventuale uscita della Grecia dall'euro, ha fatto il quadro del pomeriggio di oggi. Vanni, possiamo dire che insomma un peggioramento della situazione in Grecia si potrebbe riflettere sulle altre nazioni più esposte alla crisi del debito, ma prima di tutto su Italia e Spagna. Guarda, prima di tutto si rifletterebbe, e non si sa neanche bene in quale modo, su Portogallo e Irlanda, e secondo tutto sulla Spagna e sull'Italia. Detto questo, però, rispetto alle conseguenze che un avvenimento di questo genere avrebbe avuto nel corso dell'autunno scorso, l'Europa qualche passo avanti l'ha fatto. Abbiamo, anche se di piccole dimensioni, però abbiamo un fondo permanente da 500 miliardi che può essere utilizzato. La Banca Centrale Europea ha sperimentato politiche di intervento con successo per il momento, che possono essere implementate per costruire il cosiddetto firewall intorno alla Grecia. I sistemi di pagamento, che sono, diciamo, l'anello debole della catena, sono monitorati costantemente, per cui credo che siano in opera tutti i meccanismi per poter arginare l'impatto immediato e il contagio, diciamo, immediato di un'eventuale uscita della Grecia dall'euro. La recessione dell'Italia, aggravata dalla crisi del debito, causa la terza contrazione trimestrale dell'economia nei primi 3 mesi dell'anno. Il prodotto interno lordo cala dello 0,8%, il decremento maggiore degli ultimi 3 anni, secondo i dati pubblicati dall'Istat a Roma. Una contrazione maggiore delle aspettative degli economisti interpellati per il sondaggio di stima, che suggeriva un calo dello 0,7%. Il PIL italiano cala dell'1,3% dall'anno precedente. Vanni, il PIL del primo trimestre è particolarmente deludente. L'impressione è che non ci saranno significativi miglioramenti nel secondo trimestre dell'anno. Ecco, questo credo che fosse ampiamente atteso. Probabilmente il governo, gli analisti del governo erano stati leggermente troppo ottimisti sul numero, però avevano rivisto il numero e avevano assolutamente preannunciato un calo dell'1,3% anno su anno, una decina di giorni fa, tant'è che erano stati anche rivisti i numeri relativi alla finanza pubblica conseguenti. Quindi credo che questo fosse previsto, che sia previsto anche, adesso è difficile quantificare in che misura, perché dipenderà anche dall'andamento delle entrate tributarie. In quale misura sarà il calo nel secondo trimestre. Secondo me la cosa importante sarà monitorare l'andamento negli ultimi 2 trimestri del 2012, per avere un'indicazione tendenziale dell'andamento dell'economia. Se lo shock che era ipotizzabile sarebbe stato subito dall'economia si è assorbito in parte, oppure ancora se dobbiamo mettere in conto revisioni ulteriori delle entrate tributarie che porterebbero a ulteriori revisioni del rapporto tra il deficit e il PIL. Le entrate tributarie diminuiscono secondo Banca d'Italia, aumentano secondo il governo nel primo trimestre dell'anno. Questo io francamente non voglio entrare, tra moglie e marito non mettere dito, no? Non ho elementi per dire chi ha ragione o chi ha torto, anche perché i dati che noi utilizziamo sono quelli che rilasciano da un lato l'Agenzia delle Entrate e dall'altra la Banca d'Italia. L'economia dell'Italia nel primo trimestre ha fatto peggio di quella di Olanda, meno 0,2%, del Portogallo,
meno 0,1%, della Francia, 0%, della Germania e della zona euro del suo insieme. Appunto, la Francia e la zona euro sono in stagnazione, cioè insomma rimangono ferme, non crescono, a zero, mentre la Germania cresce dello 0,5%, oltre le previsioni, perché le sue esportazioni verso i mercati emergenti vincono sul calo della domanda europea. È così che la crescita della Germania controbilancia il calo del PIL nelle economie periferiche e aiuta appunto la zona euro ad evitare la seconda recessione in 3 anni. Beh, hai fatto un quadro preciso della situazione. Credo che la performance, la sottoperformance decisa dell'Italia sia dovuta al fatto che l'impatto delle misure correttive si è fatto sentire più tardi rispetto ad altri paesi, è stato anche fatto più tardi. Credo che ci sia un elemento interessante in quello che hai detto, sul fatto che il PIL della Germania è stato superiore alle aspettative per via dell'impatto superiore alle aspettative dell'esportazione nei confronti dei paesi emergenti. Questo significa che la Germania sta beneficiando enormemente di un livello di svalutazione dell'euro che è possibile soltanto in queste condizioni. Se la Germania decidesse di uscire dall'euro, ovviamente la sua bilancia dei pagamenti nei confronti dei paesi, soprattutto dei paesi emergenti, sarebbe diversa, in quanto dovrebbe pagare un dazio in termini di competitività per via della rivalutazione della sua divisa. Da dove ti viene l'ottimismo? Così anche noi, insomma, troviamo È una natura, ragione. faccio molto sport e produco molte endorfine che mi danno una visione positiva della vita. Vanni Lucchelli, consulente indipendente e socio di Compagnia Fiduciaria Lombarda a Milano. Grazie mille, Vanni, a voi per averci seguito. Grazie a Arrivederci. te.